Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura ci occupiamo del master plan per il sud e ci sono ancora polemiche, sono sollevate dal consigliere comunale aquilano Giorgio De Mattes, che accusa il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, di aver predisposto un master plan con poche opere non condivise e per di più inutili, soprattutto per il capoluogo di regione. Andiamo ad ascoltare insieme il servizio di Filippo Tronca. Il sindaco Massimo Cialente è un ologramma, D'Alfonso non mi incanta con il suo eloquio tardo ottocentesco. La verità è che nel master plan per il capoluogo, L'Aquila, c'è poco e non c'è quello che serviva. Torna all'attacco il consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, che replica al presidente D'Alfonso che lunedì all'Aquila ha preso parte al Consiglio Comunale straordinario, dove ha elencato le opere strategiche previste in Abruzzo e nel capoluogo in un'ottica di una più ampia interconnessione territoriale. Visita tardiva, osserva però De Matteis, visto che a giorni il master plan sarà approvato dal governo e i giochi sono già chiusi. Inoltre, incalza De Matteis, nell'elenco non basta aver aggiunto 10 milioni di euro di piste ciclabili, tanto care al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, per poter rendere accettabile un master plan non condiviso con il territorio, finanziato, sottolinea De Matteis, ex consigliere regionale, con fondi già disponibili e trovati dal centrodestra di Gianni Chiodi. La riunione in consiglio comunale, ahimè, purtroppo ha sancito in maniera inequivocabile ciò che noi sospettavamo, e cioè che questo master plan, per quanto riguarda l'Aquila, è davvero inconsistente e per alcuni aspetti anche imbarazzante. Abbiamo appreso finalmente, dopo che il buon D'Alfonso aveva dato per certo che i 20 milioni del centro per le malattie rare della vista sarebbero stati all'Aquila, che sono a Chieti, abbiamo appreso che l'aeroporto dell'Aquila, considerato da lui in una delibera dell'anno scorso come struttura strategica fondamentale per le infrastrutture in Abruzzo, non è finanziato. I soldi per la viabilità all'Aquila vengono da interventi precedenti. Per quanto riguarda i 10 milioni dati a Collemaggio, siamo al ridicolo perché vengono assegnati 10 milioni senza sapere a che cosa debbano servire e via discorrendo, per arrivare fino all'ultima perla che è la mancata approvazione da 2 anni a questa parte di questa famosa legge L'Aquila Capoluogo. Noi abbiamo proposto una serie di iniziative che potessero entrare nel master plan in maniera seria. Anche Quali le ricordiamo? certo, le ricordiamo, anche perché Cialente, abbiamo appreso anche dalle parole d'Alfonso, che mai è stato contattato né mai si è occupato del master plan. Anzi, tutt'altro, perché accettare supinamente queste vessazioni nei confronti della città è tipico solo di Cialente, che continua a fare lo zerbino di questa amministrazione regionale, al contrario di quello che faceva in altre epoche. Sarebbe stato sufficiente procedere all'autonoma valutazione degli elementi probatori per respingere la richiesta di custodia cautelare a carico dell'ex sindaco di Tagliacozzo Maurizio Di Marco Testa, finito prima in carcere lo scorso 31 marzo e poi domiciliare in seguito ad un'inchiesta sugli appalti pubblici. È questa la motivazione depositata questa mattina con la quale il Tribunale del Riesame di L'Aquila ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano. Le stesse motivazioni sono alla base anche dell'annullamento degli arresti domiciliari a carico di Gabriele Venturini e Carlo Tellone, arrestati nell'ambito della stessa inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Avezzano. Secondo i giudici del riesame, il GIP ha semplicemente operato una trasposizione automatica di quanto il PM ha riportato nella richiesta d'arresto in violazione degli articoli del codice di procedura penale. Andiamo avanti. Per la funzione pubblica della CGIL di Teramo qualcosa non va nel sistema dei bandi e delle assunzioni nella ASL di Teramo. Ascoltiamo il servizio di Elisa Leuzzo. Assunzioni a tempo, bandi sospesi e diritti di precedenza ignorati dalla ASL, è quanto denuncia la CGIL di Teramo. Il riferimento, nel caso specifico, è ai 21 posti da addetti all'immissione dati, 5 da centralinisti telefonici, il resto da magazziniere. Nel caso dei centralinisti, la CGIL fa notare che nonostante il bando fosse per un'assunzione per un anno, a febbraio 2015, le assunzioni vengono fatte a tempo determinato per 3 mesi, con 3 proroghe, fino a giugno, fino a settembre e fino a novembre scorso. La legge dice che se un ente pubblico
nel giro di un anno assume per quel profilo professionale, chi ha il diritto di precedenza può fare richiesta. Questi 15 lavoratori l'hanno fatto. Nel frattempo che cosa è successo? Che la ALS ha annullato quella graduatoria, non ha assunto questi 15 lavoratori e, cosa ancora più grave, dal momento in cui la legge prevede che comunque per i posti dove l'ente pubblico assume deve andare nella piattaforma della provincia, cosa che non ha fatto. Quello che noi denunciamo questa mattina è questo stato di cose, cioè la ALS ha la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato e non lo fa. Ci chiediamo perché? Perché continua ad assumere tramite le cooperative e tramite l'agenzia etica? In più occasioni la CGIL ha scritto alla ASL rammentando che per molti vale il diritto di precedenza nelle assunzioni, ma non ha ottenuto risposta. Ed ora torniamo a parlare della discarica di Villa Carmine a Montesilvano, ieri oggetto di un sopralluogo da parte dei tecnici. Le analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico ad Abruzzo e Molise hanno rilevato livelli alti di Escherichia coli nelle vongole. Il primo cittadino di Montesilvano, Francesco Maragno, così ha emesso un'ordinanza che vieta il consumo dei molluschi bivalvi raccolti lungo il litorale. Francesca Romana Testi. Ancora un sopralluogo sulla discarica di Villa Carmine a Montesilvano. Dopo il sequestro effettuato dalla Capitaneria di Porto di Pescara, a partecipare ieri c'erano Regione, Comune ed ARTA in qualità di consulente tecnico. Una ricognizione tecnica nel corso della quale l'attenzione è stata concentrata lungo l'argine e l'alveo fluviale e dove sono state rilevate alcune situazioni che necessitano di ulteriori verifiche geologiche al fine di valutare gli interventi più adeguati da porre in essere. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha poi voluto ricordare che la discarica di Villa Carmine si trova su un sito che ricade, per la maggior parte, su un'area demaniale e per la restante su una di competenza comunale. Per la messa in sicurezza della discarica, infatti, e la risoluzione definitiva delle criticità, sono necessarie rilevanti somme, attualmente non nelle disponibilità né dei bilanci comunali né di quelli regionali. Nonostante le difficoltà, le istituzioni hanno annunciato un lavoro sinergico per poter arrivare in tempi brevissimi alla soluzione dell'emergenza affinché venga garantita la tutela della salute dei cittadini, poiché priorità assoluta è stata data alle attività di bonifica. Nel frattempo, dopo le analisi dell'Istituto Zooprofilattico, il primo cittadino ha emesso una nuova ordinanza che ha declassificato i molluschi bivalva raccolti sul litorale del tipo vongole da A a B, vietandone cioè il consumo diretto, poiché secondo le analisi avrebbero registrato valori fuori norma di Escherichia coli, che è l'indicatore primario di contaminazione fecale. Adesso una notizia di cronaca: un uomo di 79 anni di Atessa è stato travolto da un'auto mentre era sulla sua bicicletta. L'incidente si è verificato questa mattina attorno alle 7:40 in località Piana La Fara di Atessa, dove l'uomo risiede. Le condizioni del ferito sono abbastanza serie ed è stato immediatamente trasportato in elisoccorso all'ospedale di Teramo per il pesante trauma cranico riportato. Oltre al 118 sono giunti sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la modalità dell'incidente. E adesso invece ci occupiamo di erosione e dissesto. Questa mattina ci sono state delle importanti riunioni in regione. Vediamo. La Giunta regionale finanzierà con 580.000 euro i comuni del litorale abruzzese per consentire gli interventi urgenti di ripristino degli arenili in vista della stagione turistica estiva. Lo ha ribadito il presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso, che insieme all'assessore Di Matteo ha incontrato questa mattina a Pescara i rappresentanti delle amministrazioni comunali costiere. Per il programma delle opere la Regione ha richiesto un finanziamento complessivo al Ministero dell'Ambiente di 58 milioni di euro. Domani, ha sottolineato D'Alfonso, è prevista a Roma la riunione della cabina di regia istituita dal governo per la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Si tratta di un intervento tampone, ha spiegato Di Matteo, in attesa che vengano rimessi i pareri della soprintendenza ai beni paesaggistici sui progetti presentati dalle amministrazioni locali diversi mesi fa. Sempre nel corso della mattinata il governatore ha affrontato in una riunione la questione del potenziamento del ruolo
ruolo dell'autorità di bacino regionale su richiesta dei rappresentanti dell'Ordine dei Geologi regionale. Nell'incontro è stato chiesto anche un aggiornamento delle leggi regionali di riferimento in vigore dal 2005 che non terrebbero conto delle novità introdotte con le recenti modifiche alla normativa nazionale. Il presidente dell'Ordine regionale dei Geologi, Nicola Tullo, ha spiegato come la riforma nazionale del settore abbia accorpato l'autorità di bacino d'Abruzzo a quella del Lazio, prevedendone la sede a Roma senza tenere conto della diversità dei territori delle due regioni. Il presidente D'Alfonso ha invitato l'Ordine dei Geologi a predisporre un documento riepilogativo contenente tutte le richieste che sarà discusso in una prossima riunione da convocarsi a breve e a cui parteciperanno anche gli assessori regionali di riferimento, i dirigenti dei servizi preposti a queste tematiche e il direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione. Per la manutenzione delle strade comunali di Teramo servono almeno 2 milioni di euro, così il gruppo consigliare di Futuro In chiede al sindaco Brucchi di contrarre un mutuo per far fronte alle spese. Sentiamo. Assessore Di Stefano, dopo essere stato attaccato personalmente sulle manutenzioni stradali che mancano qui sull'intero territorio comunale, il gruppo di Futuro In chiede al comune di Teramo di contrarre un mutuo da 2 milioni di euro per appunto le manutenzioni stradali. Vi aspettate una risposta positiva? Allora, guarda, attaccato personalmente sì, perché sono io la figura insomma, che ha quella delega, però è chiaro che era un attacco all'intera amministrazione, che di manutenzioni per quello che riguarda quelli stradali, almeno quando ci vengono questi tipi di lamentele, sono state fatte pochissime in questi anni. Ho detto più volte il perché ci siamo concentrati sulle manutenzioni degli edifici scolastici, quindi è una decisione che abbiamo preso tutti quanti insieme, però sapevamo che adesso, che prima o poi arrivava il momento, che dovevamo concentrarci maggiormente, dando la priorità alle manutenzioni stradali, quindi tra virgolette agli asfalti. Per questo Futuro In ha ribadito questa cosa, ma che non penso nella maniera più assoluta ci possano essere problemi, perché è una cosa che faceva parte del programma del sindaco e che condividiamo tutti quanti, quindi su questo siamo tutti d'accordo. Adesso come ci si arrivi chiaramente va ragionato, può essere un programma in là negli anni, quindi fatto con la contrazione di un mutuo, può essere utilizzando i soldi della contrattazione dell'andenne, può essere utilizzando i fondi della vendita dell'immobile. Adesso, qualsiasi esso sia l'entrata poi che andrà utilizzata, comunque il concetto è che bisogna concentrarsi sulle manutenzioni stradali. È stata fatta una valutazione che per fare un programma serio di manutenzioni, chiaramente nel tempo, che non è una cosa che poi sviluppi in 2-3 mesi, quindi almeno con un paio d'anni, diciamo che con un paio di milioni di euro c'è la garanzia che nel giro di un paio d'anni riesci insomma, a sistemare molte situazioni per quelle che sono le strade della città. A Chieti sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune ed ACI per portare i servizi del PRA a domicilio alle persone che non possono recarsi agli sportelli. Protocollo d'intesa tra ACI e Comuni di Chieti in favore delle politiche sociali. Non è la prima volta infatti che l'amministrazione di Primio diventa comune pilota di iniziative a carattere nazionale. In questo caso si parla di servizio a domicilio PRA, dedicato a quelle categorie considerate più deboli come anziani, disabili, malati e anche detenuti. Si parla di una rete messa in campo per offrire più servizi verso i cittadini. Con questa iniziativa amministrazione comunale ACI, anziché svolgere le pratiche che in ufficio, ma va verso il domicilio, verso la residenza di alcune categorie di persone, in particolare disabili, ammalati o anche detenuti in particolare situazioni di costrizione o privazione della libertà fisica, gratuitamente, cioè senza costi aggiuntivi rispetto a quelli che sarebbero della ordinaria formalità, li va a svolgere direttamente a domicilio della persona che è impossibilitata a venire nell'ufficio. La ci renderà possibile la prenotazione online o presso gli uffici a tutte le categorie interessate, che potranno concordare giorno e orario della visita dei propri tecnici che, sottolineano a scanso di equivoci e possibili raggiri, saranno dotati tutti di cartellino identificativo e il nome degli stessi verrà comunicato durante la prenotazione. Noi oggi il sindaco e il direttore compartimentale ratificheranno con la sottoscrizione il protocollo e quindi nell'immediato verrà attivata tutta l'attività di promozione
informazione e divulgazione, così come tutti i servizi che il Comune di Chieti svolge, anche nell'ambito del settore anagrafe, qualsiasi iniziativa venga svolta a vantaggio della cittadinanza sono immediatamente esecutivi. Ci sono sportelli dedicati che sono sia online, quindi verranno messe tutte le indicazioni sul sito del Comune e con i recapiti telefonici e naturalmente all'ACI direttamente, all'ufficio territoriale che per competenza svolgerà le attività sul territorio. Andiamo avanti, si è svolta questa mattina a Teramo la cerimonia di commemorazione in onore di Erminio Castelli, Lelio De Cupis, medaglia d'oro alla Resistenza e Sergio Guacchierato, i tre giovani partigiani teramani fucilati dai fascisti il 13 aprile del 44 nel cimitero di Cartecco. La libertà è un bene assoluto, la libertà non si conquista una volta per tutte, ma va difesa. La libertà ogni giorno, con forza, con determinazione, perché i nemici della libertà sono sempre in agguato. Viva Lelio De Cupis, viva Erminio Castelli, viva Sergio Guacchierato. Pensate, e concludo veramente, questi ragazzi, lo diceva Topitti, in tre non arrivavano a 60 anni. Una cerimonia di commemorazione per ricordare i partigiani fucilati a Cartecchio. Nel 72esimo anniversario della loro morte, l'AMPI coinvolge i giovani per non dimenticare. Grazie alla collaborazione soprattutto dei molti dirigenti scolastici di tutta la provincia di Terni, in particolare del capoluogo, che queste iniziative sono partecipate e si riesce a mandare quello che è il messaggio, diciamo, della Resistenza attraverso l'esempio di coloro i quali furono i protagonisti. Lelio De Cupis si respira ancora e qui raggiunge le vette più alte dell'eroismo partigiano. Questo ragazzo ha la forza di gridare ai suoi carnefici: vigliacchi, vi avevo detto che non sapevate nemmeno sparare. Il caporione fascista che era presente all'eccidio, facendo che non bisogna dare il colpo di grazia, e il colpo del ragazzo fu buttato in una cassa improvvisata che era ancora ansimante. Riflettete su queste cose, carissimi giovani, e fatevi accompagnare dai vostri insegnanti al cimitero di Cartecchio. Lì trovate tre tombe di questi tre eroi. Ed ora ci spostiamo a Verona per andare all'interno del Vinitaly e in particolare nel padiglione Abruzzo, dove ha fatto visita il vice ministro per le politiche agricole Andrea Olivero. Sentiamo questa intervista. Vice Ministro Olivero, insomma, una visita qui nello stand della Regione Abruzzo, lo stato di salute dei vini abruzzesi? È assolutamente straordinario, vini che hanno saputo affermarsi su tutti i mercati, sia quello nazionale sia quello internazionale, con la possibilità di un'ulteriore crescita. Naturalmente bisogna accompagnare questa qualità con azioni mirate, ma la Regione si sta impegnando moltissimo e qui ringrazio davvero l'assessore per il lavoro che si sta compiendo, sia per l'utilizzo appieno di tutti i fondi a partire dal PSR in maniera intelligente e sia appunto connettendosi con i piani della internazionalizzazione. Noi abbiamo bisogno sempre di più che il mondo conosca la qualità che voi certamente avete in grande quantità. Ecco, siamo al Vinitaly, quanto è importante la promozione appunto delle eccellenze regionali? Fondamentale, perché l'Italia è una somma di grandi qualità e di grande eccellenza e noi dobbiamo riuscire a mettere in luce le caratteristiche di ciascun territorio. Qui sono particolarmente marcate con prodotti che sono fortemente evocativi del territorio stesso. Noi abbiamo bisogno che questo si manifesti e credo che il lavoro che si sta facendo sia in questa direzione molto importante. Noi vogliamo un turismo che si connetta all'enogastronomia della vostra regione e sempre di più la capacità di presentarsi attraverso i prodotti e andare a dire quanto è bello il territorio, quanto è ricco, quanto appunto può manifestare fino in fondo tutta la sua cultura. Pace fatta tra il Comune di Chieti e le associazioni sportive podistiche, trovato l'accordo per il pagamento delle quote sull'utilizzo dello stadio Guido Angelini, definito un piano per risanare il debito accumulato negli anni.
Pace fatta tra associazioni sportive e Comune di Chieti sul caso Stadio Angelini. La querela era nata da un lato per il mancato pagamento di quote di mantenimento dei servizi negli scorsi anni e dall'altra dall'aumento delle stesse nel bilancio di previsione di quello in corso. Il sindaco Di Primio, incontrati tutti gli attori, è riuscito a fare fronte comune e giungere ad un chiarimento. Poi la soluzione l'abbiamo trovata noi con loro. La soluzione è quella che abbiamo potuto maturare in ragione del fatto che i costi di gestione dello stadio sono più bassi di quelli che erano stati preventivati e quindi si è potuto rivedere le tariffe nel modo in cui volevano le società, ma le società anche debbono comprendere che un bene pubblico non può essere utilizzato soltanto perché si fa un'attività meritoria, va utilizzato, è giusto che lo utilizzi chi fa attività meritoria di carattere sportivo in questo caso, ma è anche giusto che si sostengano i costi che poi la comunità deve mantenere perché ci siano quelle strutture aperte. Resta ancora aperta la definizione dei canoni arretrati che dovranno essere rivisti dai funzionari comunali per constatare l'effettivo importo. Ma il debito è diverso da società a società ed è un debito che anche a mia veduta va invece rimodulato, perché quello che è stato richiesto alle società in realtà poggia su un modello di quantificazione che a mio avviso è sbagliato, quindi hanno sbagliato gli uffici comunali evidentemente ad adottare quel criterio, va rivisto e va fatto pagare il giusto alle società sportive. E adesso apriamo la pagina sportiva, calcio di Serie B in primo piano con il Pescara, si avvicina a grandi passi l'anticipo di venerdì sera allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Cesena, migliorano sensibilmente le condizioni fisiche di Zampano e Zuparic, Fiorillo tornerà tra i pali al posto dell'acciaccato Aresti, da monitorare le condizioni non ottimali dell'attaccante Gianluca Caprari, ma anche se si mostra fiducioso circa la sua presenza in campo. Andiamolo ad ascoltare nell'intervista realizzata da Andrea Costantini. Caprari, intanto le tue condizioni? No, sto bene, ho solo un po' di fastidio al ginocchio che però mi porto da tempo dietro, quindi è solo un momento. Ci sarai venerdì? Sì, sicuramente. Senti, tornando alla partita di Avellino, un gol, potevano essere due, però insomma è una testimonianza del fatto che il momento peggiore è passato. Sì, ma eravamo solo a corto di risultati, ecco, perché le prestazioni ci sono sempre state, forse tranne a Vercelli, però il resto ci mancava solo il risultato. Ecco. Io credo che in questi anni mi è sempre mancata la continuità, che per un giocatore penso sia fondamentale. Ecco. Ho avuto due infortuni e poi ho giocato poco, ogni tanto giocavo e non giocavo, quindi io penso che quest'anno sto avendo quella continuità che mi è mancata. Comunque insomma la Padula Caprari è la coppia più prolifica di gran lunga del campionato, ci pensi ogni tanto a questi numeri? No, li ho letti, sicuramente fa piacere sia a me che a lui, ecco. Dobbiamo continuare così perché mancano ancora tante partite, più i playoff, quindi per adesso non abbiamo fatto ancora nulla. Più i playoff, quindi vuol dire che sei certo insomma che il Pescara possa fare i playoff? Ma io ci credo, ecco, l'abbiamo dimostrato, anzi, siamo in una posizione dove non meritiamo, credo, quindi io credo di arrivarci. C'è già venerdì che penso che sia fondamentale, ecco, perché siamo pari punti, è una partita che vale doppio questa, ma io penso a finire bene la stagione, poi se ne riparlerà a giugno, quando sarà. Però tu pensi al fatto che questi possono essere gli ultimi due mesi in maglia bianca-azzurra, perché le richieste sono tante e se il Pescara non sale difficilmente resterai? Ma non lo so, pure l'altro anno dicevo che magari era l'ultimo anno e invece non è stato così. Adesso ho detto penso a queste ultime partite e a fare bene con questa maglia, perché dopo 5 anni era arrivato il momento, ecco, e poi vediamo. Momento difficile per la Virtus Lanciano dopo le 3 sconfitte consecutive patite in campionato e con punti di penalizzazione aggiuntivi che probabilmente arriveranno dopo la giornata di domani. Secondo il tecnico Maragliulo comunque il problema della squadra non è fisico ma mentale. Ascoltiamolo. Un problema mentale. Insiste ancora su questo aspetto il tecnico Primo Maragliulo, che si assume le responsabilità principali per la miniserie di 3 sconfitte consecutive che hanno reso di nuovo preoccupante la classifica della Virtus Lanciano, che ad oggi è ancora al di fuori della zona play-out retrocessione, ma già nelle prossime ore potrebbe tornarci se dovesse arrivare la temuta penalizzazione. Responsabilità perché, a detta dello stesso tecnico, non ha saputo motivare il gruppo che, specie nelle gare casalinghe con Perugia ed Entella, ha fallito l'approccio alla partita e non ha messo la giusta determinazione e cattiveria.
È pur vero che la rimonta delle giornate precedenti è stata impetuosa, con un ritmo addirittura da promozione, ed è in realtà normale che la Virtus abbia pagato il grosso sforzo, anche mentale, tanto che forse qualcuno ha pensato che il più per la salvezza era stato fatto. È evidente che non è così, perché fermarsi in questo momento della stagione è sempre deleterio, e lo è ancora di più per una squadra che potrebbe subire una penalizzazione. Allora, per ritemprare il gruppo, e su questo Maragliulo potrebbe agire, l'inserimento di elementi freschi e che hanno voglia di fare, anche con qualche limite, potrebbe essere un toccasana. Giocatori come Milinkovic, Giandonato, Bonazzoli aspettano la loro chance, così come concedere una giornata di stop almeno dal primo minuto a chi sembra un po' in debito d'ossigeno come Marilungo, in attesa dello sprint finale, potrebbe essere un'idea. Lo sconto diretto di Latina costituirà un banco di prova, perché determinate scelte saranno obbligate. La difesa è ai minimi termini, Rigione alle prese con la fascite plantare, è monitorato quotidianamente, si cerca un difficile recupero, anche perché con Boldor reduce dall'operazione e con Aquilanti e Amenta squalificati, l'unico centrale arruolabile è Di Filippo. In mediana proprio Giandonato avrà la sua opportunità con Bacinovic appiedato. Sulla strada della Virtus due tecnici dal recente trascorso, prima Carmine Gautieri e poi Marco Baroni. Gautieri è stato chiamato a risollevare le sorti del Latina, anche se una svolta consistente non c'è stata, 6 punti per lui in altrettante partite. Anche per Gautieri il match con il suo recente passato è uno snodo cruciale di questo finale di stagione, e il pomeriggio del Francioni promette di essere carico di tensione. In Lega Pro Giacomo Modica ha diretto ieri il suo primo allenamento nel campo di Amatrice per quanto riguarda l'Aquila Calcio. Il neotecnico è stato presentato affiancato dai massimi dirigenti rossoblù. Gianmarco Menga. Voglio la massima disponibilità dei calciatori. Posso garantire che suderanno la maglia in ognuna di queste 4 finali. Poche parole ma incisive quelle del nuovo allenatore dell'Aquila, Giacomo Modica, presentato ad Amatrice, dove la squadra è in ritiro per preparare la prima delle ultime 4 gare della stagione in programma domenica al Fattori contro il Siena. Modica ha subito lavorato sul campo di Amatrice con la sua nuova squadra, ma la domanda delle ultime ore è: come giocherà la sua L'Aquila? Storico collaboratore della Boemo Zeman, il marchio di fabbrica è il 4-3-3, ma sul modulo tattico da utilizzare per questa avventura il neotecnico rossoblù spiega. Io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare, ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso, ho bisogno anche di parlare un po' con loro, e capire se la disponibilità è totale eventualmente ad avere la possibilità di fare quello che io ho in testa, perché ribadisco, non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori. Ce n'è bravi di talento, bravi che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa, un qualcosa di diverso, perché Di Domenico è un giocatore importante, Perna è un giocatore importante, Ceccarelli è stato un giocatore importante. Bisogna ripristinare un po' quello che è il sapere cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo, ma io conto di recuperarlo, spero nella sua volontà. So se è un giocatore importante, non me ne vogliano gli altri, ce n'è giocatori bravi che possono dire la loro in questo campionato. E quindi, siccome non si gioca a livello individuale ma si gioca a livello di gruppo, mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte. Chi ha 6 da 6, il 6 lo porteremo a 6 e mezzo. Una cosa è certa, suderemo la maglia, quello è sicuro. Poi non so dove arriveremo, ma la maglietta la suderemo. Il Teramo adesso, dopo il gol segnato a Siena, si è sfogato il centrocampista Antonio Palma per lo scarso impiego in campionato e non si fa illusioni circa un aumento del minutaggio nel finale di stagione. Esatto, proprio la parola giusta. Finalmente, dopo tanto tempo, finalmente ho avuto l'opportunità di scendere in campo e poi è venuto anche il gol, quindi è stata una gioia doppia. Per me penso che sia ingiudicabile, perché ho fatto solo 2, questa è la seconda partita, quindi non posso dare un giudizio. Cioè, ovviamente è stata negativa, però dal mio punto di vista non posso recriminarmi nulla, perché non ho avuto modo di esprimermi. Questo, possiamo insomma, prendere un altro argomento, come mai sono
No, è una scelta tecnica, quindi cioè, io non posso dire nulla. Quindi sono scelte del mister. Ovviamente non ne sei contento. No, beh, è impossibile che un giocatore che non giochi mai possa essere contento. Però ho imparato anche a non giocare mai, quindi è una lezione che mi servirà per il futuro e mi ha temprato il carattere, quindi prendo quello di positivo che c'è stato e vado avanti. È tutto per questa prima edizione del TG6, prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.